Successivamente ci si è riuniti una seconda volta per discutere di queste osservazioni prima che venisse fuori il piano definitivo dell'incidente probatorio. Il collegio dei consulenti, prima di arrivare a fare l'indagine sulle acque sotterranee, ha ritenuto opportuno, e io ho condiviso nelle riunioni e l'ho messo anche per iscritto, ha ritenuto opportuno fare una fotografia di tutto il problema attraverso delle indagini geoelettriche, attraverso delle indagini termografiche, attraverso delle trincee fatte nelle vasche di raccolta e di discarica, ma anche dietro segnalazioni dei testimoni anche all'esterno della discarica. C'è un sito di circa 3 ettari e 300 metri circa, dove sono stati abbancati tanto tempo fa dei rifiuti, che è stato indicato, ma che poi è stato confermato con le indagini geoelettriche, dove c'erano questi rifiuti. Quindi ha fatto prima questa fotografia, ha pensato di fare prima questa fotografia della situazione per andare a fare poi le indagini sui pozzi e vedere e fare i prelievi e vedere la salubrità di questi campioni di acqua. Questo è il quesito numero 2, per verificare le caratteristiche tipologiche dei rifiuti abbancati nella vasca B e per quanto tecnicamente possibile dalla vecchia discarica in altre aree limitrofe che il collegio militare individuerà anche sulla base delle eventuali fonti dichiarative. È proprio quello che ha fatto. E l'altro quesito è riferire su ogni altra criticità utile ai fini del presente procedimento. Quindi era una questione molto complessa di cui quella che sembrava la parte principale, la parte centrale dell'incidente probatorio, le analisi, i prelievi delle acque di pozzo, era soltanto una delle parti. Perché ho detto queste cose prima? Perché tutti i consulenti della difesa avevano eccepito al collegio dei consulenti che proprio perché il primo quesito diceva, recitava in quella maniera, che si dovesse fare esclusivamente e soltanto le analisi, i prelievi delle acque, le analisi delle acque, e se il risultato avesse prodotto la contaminazione secondo quello che recita la tabella 2 dell'allegato 5, parte 4, titolo 5 del decreto legislativo 152 del 2006, soltanto se c'erano le condizioni per dichiarare le acque contaminate, allora avrebbero accettato di proseguire anche sulle altre indagini. Io con il consulente del PM, del pubblico ministero, e quello del Ministero dell'Ambiente, al momento lì a quel colloquio ci siamo opposti, di questa stessa idea era il collegio dei consulenti e sono andati in quella direzione. Ecco, ora vediamo un pochettino, io ho voluto portare anche delle definizioni per poter vedere di che cosa si sta, che cosa la legge dice. Il decreto 152 del sito contaminato lo definisce un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio determinati con l'applicazione della procedura
strutture di analisi di rischio di cui all'allegato 1, i parametri di soglia di rischio vengono fuori se uno dei 96 parametri della tabella 2 è risultato essere eccedente il valore della soglia di rischio e della soglia di contaminazione, allora si fanno i valori della soglia di rischio sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione risultano superati. Vabbè, questo è il sito potenzialmente contaminato e questi sono la definizione della soglia di contaminazione, i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ora, alla conclusione del tra le conclusioni vedremo del Collegio dei Consulenti, il Collegio dei Consulenti alla fine, quando tira le conclusioni, definisce la situazione una situazione di danno ambientale. Siccome il discorso si era parlato anche di disastro ambientale, allora ho voluto andare a vedere che cosa il 152, come il 152 definisce il danno ambientale e il disastro ambientale, proprio perché ci dobbiamo rendere tutti quanti conto, vedere di che cosa si sta parlando. Il danno ambientale è qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Il disastro ambientale, invece, è un fenomeno con una vasta ricaduta sull'ambiente, avente origine naturale e non, inteso in senso biologico, che si configuri come catastrofico per la numerosità degli organismi viventi coinvolti, la gravità degli effetti su tali organismi, la vastità del territorio interessato. Da queste definizioni mi rendo conto, avendo visto anche le conclusioni, avendo seguito un pochettino passo passo la cosa, che si tratta di danno ambientale più che disastro ambientale. Difatti il Collegio dei Consulenti, che ho portato la citazione, dice: il non superamento della soglia di contaminazione non deve sminuire la gravità del danno ambientale. E questa è la zona che praticamente è stata esaminata. Ma oltre quel cerchietto blu, praticamente anche le zone... all'esterno praticamente sono state fatte anche delle indagini, perché si sono fatte delle indagini anche sui suoli agricoli. Ecco, le aree esterne, appunto, l'area esterna che è stata indagata è quella colorata in rosa, che è stata sì indicata dal testimone di giustizia, ma è stata anche poi avvalorata dalle indagini geoelettriche. Le indagini quindi si sono differenziate in due fasi. Le indagini indirette, che sono state appunto le indagini geofisiche, le tomografie geoelettriche, le riprese termografiche, per le indagini geoelettriche praticamente sono, è uno stendere dei cavi per tutte le discariche, per tutti i lotti, sia la vasca B ma anche il lotto 1 dove insiste l'impianto fotovoltaico e la vasca 3, il lotto 3, ma anche nelle zone esterne. Sono stati stesi questi cavi, laddove hanno, questi cavi hanno rivelato una interruzione
In quei punti sono stati fatti dei sondaggi e in quei punti, a secondo delle occasioni, è stato rinvenuto o dei rifiuti abbancati oppure è stato rinvenuto del percolato all'interno delle vasche. E queste qui sono l'elenco delle analisi, le indagini indirette. Le indagini indirette sono state le analisi chimiche e isotopiche. Poi mi soffermerò sulla differenza che esiste sulle indagini chimiche e le indagini isotopiche, perché questo è uno dei punti qualificanti dell'incidente probatorio. Poi sono stati fatti dei sondaggi a distruzione di nucleo per vedere in alcuni punti dove le indagini geoelettriche avevano dato dei punti di interesse, per andare a vedere come è costituito il sottosuolo. In alcuni punti sono state trovate dei rifiuti abbancati, ma devo dire per la maggior parte questi rifiuti, proprio per l'età, per il tempo che era trascorso, erano tutti quanti per la maggior parte in fase di mineralizzazione, non di decomposizione, cioè erano andati avanti oltre la decomposizione. La decomposizione è quando un composto organico comincia a sfaldarsi, comincia a degradare per formare delle particelle, delle molecole dannose. Poi, man mano che passa il tempo, e quindi praticamente ammoniaca, metano e questa gente, questa roba, con il passare del tempo questa ammoniaca, metano è diventato carbonio e azoto, quindi roba che non era più pericolosa da questo punto di vista. Le prove dirette in laboratorio, anche sono state indagate anche la geomembrana, praticamente è quel tessuto non tessuto che è stato messo soprattutto nelle ultime due vasche che sono state realizzate, la vasca A che è stato oggetto dell'incidente probatorio, del primo incidente probatorio, dove furono trovate lacerazioni, la permeabilizzazione che non era stata fatta a regola d'arte, per cui non c'erano sufficienti garanzie di impermeabilità, e la vasca B, dove anche nella vasca B sono state individuate delle lacerazioni, sono state messe a nudo, ma dove soprattutto si è visto che soprattutto nella parte laterale il coefficiente di permeabilità, che per regola doveva essere intorno a 10 alla meno 7 centimetri al secondo, praticamente questo era il limite di legge, si è trovato 10 alla meno 4, 10 alla meno 5, cioè valori per tre ordini di grandezza superiori a quello che diceva la legge. Questo per le ultime due vasche. Quindi verosimilmente le altre vasche, l'8 3, il l'8 1, cioè le prime che sono andate in funzione, non essendo state nemmeno costruite in relazione al decreto legislativo 36 che dà delle regole precise come realizzare queste le vasche, non ci sono, questa impermeabilizzazione non c'è, ma fatto sta che le prove geoelettriche hanno rivelato che hanno rivelato ancora presenza di percolato e presenza abbastanza massiccia di percolato. Questo è un segnale per dire che il percolato si è fermato, ma grazie a Dio, per fortuna, si è fermato lì. E poi verrò
in seguito a spiegare, per questo per fortuna si è fermato. Ecco, quello che in questa immagine, vedete, tutte queste linee sono i cavi che sono stati stesi per le indagini geoelettriche, che come vedete ha preso il lotto, 3, che è il, praticamente è la, discarica che è stata chiusa poco tempo fa. Poi il lotto 1, dove insiste il fotovoltaico, poi quella in verde è la vasca B, a fianco c'è la vasca A che non è stata interessata, e poi l'area esterna che era stata segnalata, dove sono stati trovati dei rifiuti abbancati. Qui c'è una sezione praticamente di quello che, di quelle che sono state le misure geoelettriche, e praticamente dove il colore è azzurro, in quelle zone lì, lì ci sono le zone di minore intensità di corrente, quindi vuol dire che lì in quelle zone c'è accumulo di percolato oppure di rifiuti che non sono stati sufficientemente pressati, però la maggior parte la relazione parla di presenza di percolato in quelle zone lì, in quelle sezioni. Queste, queste sono le trincee indicate T8, T9 e T10, le trincee che sono state scavate per vedere la presenza di rifiuti nelle aree esterne alla, discarica stessa. Ora, insieme alla, ai sondaggi, insieme alle trincee per vedere la presenza di rifiuti, è stata fatta anche, sono state fatte delle misure per vedere le fuoriuscite di biogas. Il biogas è una miscela formata principalmente, anzi esclusivamente, di da due gas, il metano e l'anidride carbonica. Inizialmente cosa esce? Esce fuori il metano, perché il metano si forma in condizioni anaerobiche, in assenza di ossigeno. Man mano che il metano esce in presenza di ossigeno, questo metano si trasforma immediatamente, buona parte si trasforma immediatamente in anidride carbonica, per cui abbiamo la miscela di metano e anidride carbonica. E dove vedete i segni celesti e viola sono stati i punti dove sono state individuate le fuoriuscite di biogas. Quindi praticamente vedete come le fuoriuscite di biogas non si hanno dal centro delle, vasche, dall'8-3, ma si hanno praticamente dalle parti laterali. D'altra parte quelle erano le zone di maggiore fuga del gas, piuttosto che anche perché la parte, le parti laterali non erano coperte, non c'era quello che i geologi chiamano il capping, la copertura. Quindi non essendoci la copertura uscivano da dove, da dove potevano, avevano la possibilità di uscire. E in questa sono, quello cerchiato in rosso, sono le zone dove si è notato la maggiore fuoriuscita di biogas, ed è stato manco a farlo apposta nell'8 3, che praticamente è la discarica quella che è stata e ancora sotto gestione, tra parentesi, post mortem praticamente, perché se vedete il campo a fianco, che è il lotto 1, quello dove c'è il fotovoltaico, lì non, non si sono notate fuoriuscite di biogas. Ecco, qui ho fatto questa foto, cioè ho riprodotto questa foto per farvi vedere il tipo di lacerazioni che sono state notate nella geomembrana quando è stata scoperta, per vedere, per verificare la permeabilità delle membrane stesse.
le parti dove vedete colorato in verde e sono contraddistinti S3, S4, S5, S6 sono i punti dove sono stati fatti i sondaggi a distruzione di nucleo. Questi sondaggi hanno avuto una profondità di 40 metri, praticamente hanno fatto tipo piezometri, hanno fatto delle colonne di una quarantina di metri per vedere la stratigrafia che incontravano. Per la maggior parte hanno trovato calcare e soltanto in due sondaggi a distruzione di nucleo hanno trovato insieme a questo calcare hanno trovato anche delle acque di infiltrazione. Queste acque di infiltrazione sono state anche queste prelevate, come sono stati prelevati i percolati che sono stati trovati in giro e sono state analizzate. Per cui nelle tabelle che ci sono anche le analisi dei percolati dei percolati delle acque di infiltrazione. Ecco, questa è una tabella, praticamente ho voluto dare la tabella di quelli che sono i limiti che dice la tabella 2, ma per la risparmio queste si possono lasciare per comodità di esposizione. Sono 96 parametri.